Ciao a tutti! Allora, atmosfera come vedete natalizia, non so come mi si vedrà e come sarà la luce, però visto che volevo parlarvi di un libro natalizio, ho pensato di mettermi sotto l'albero di Natale. E appunto, spero che la luce non sia proprio brutta come mi sembra di vedere qua, però vabbè, fa niente. Il libro di cui volevo parlarvi oggi è appunto Notte di Natale. 15 storie sotto l'albero. È uno dei libri dell'ultimo ordine di Amazon che vi avevo fatto vedere. È edito dalla Biblioteca Einaudi, tascabili, copertina morbida. Prezzo di copertina 16 euro. Col senno di poi, io l'avevo pagato appunto col 40% di sconto perché era su quell'ordine famoso. Col senno di poi devo dire che li avrei spesi tutti questi 16 euro, perché secondo me li vale tutti. Intanto tutti i racconti e le storie che ci sono qui sono stati per me racconti nuovi, perché pur avendo letto Canto di Natale di Dickens, che era una raccolta di Dickens di racconti, non avevo letto nessuno di questi. Qui ci sono autori come Maupassant, appunto Dickens, Gogol, Andersen, Hoffman e tanti altri. Devo dire che è un qualcosa di diverso da quello che io mi aspettavo, nel senso che io mi aspettavo, non so, per me Natale è magia, famiglia, camini accesi e queste cose qui. Racconti di questo genere qui ne trovate pochi. Ci sono forse, anzi senza forse, ci sono molti più racconti di fantasmi, spettri e cose di questo genere. Leggende che però a me sono piaciuti tantissimo. In tutta la raccolta, che appunto sono 15 racconti, posso dire che non mi hanno convinta al 100% due di questi racconti, e tra questi c'è proprio il primo racconto che non mi è piaciuto più di tanto. Però ci sono racconti come L'abete, che ha una bellissima morale, Cristallo di Rocca. Io di questo racconto avevo visto un film, tra l'altro italiano, forse 2 o 3 anni fa. E mi era piaciuto, ero curiosa di leggere il racconto, devo dire che il racconto è, come sempre, superiore di gran lunga al film a livello di emozioni. Tra i miei preferiti in assoluto c'è la storia della vecchia balia. L'ho trovato geniale come racconto, mi è piaciuto un sacco. Ecco, un altro che non mi è piaciuto tanto è L'angelo di Natale, appunto. La maledizione dei Catafalque è bellissimo, anche questo a me è piaciuto, anche se alla fine ti lascia un po' a bocca asciutta, ma l'autore stesso te lo dice, ti dà una spiegazione di questo. Natale per forza è stato molto carino, e anche La sorte di Frank McKenna. Ah, L'avventura del marinaio mi è piaciuto molto. Ecco, io devo dire, ne vale davvero la pena. Tra l'altro, sembra un libro sottilissimo, ma come mi era successo in Mostri di Templeton, mi sembra, sì. Le pagine sono carta velina, quindi a volte rischi di girare due pagine assieme. E infatti le pagine sono, sembrerebbe un libro di un centinaio di pagine, invece le pagine sono 317, quindi non so, è pari come spessore? Vediamo se ce la facciamo. In una scrittura quasi normale è pari a uno spessore così, più o meno per farvi un'idea di... Per quello dico, sì, ne vale la pena di spendere questi soldi, secondo me. Niente, questo è tutto, quindi vi auguro una buona lettura con Notte di Natale e 15 storie sotto l'albero. Ho già iniziato un altro dei libri che avevo preso ambientati in questo periodo.
È un libro di tutt'altro genere, moderno, sì, spigliato, pieno di umorismo. All'inizio mi sembra carino, vedremo come proseguirà. Intanto vi consiglio questo e ci vediamo presto con un altro video. Ciao!